Pregate, fratelli e sorelle, perché portando l'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gratuito a Dio Padre. Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo regno, tua potenza, la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E come il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Proprio giusto un anno che siamo venuti qui, condividevamo
mentre scendavamo, che era proprio in questi giorni, era in questi giorni in cui davamo, l'11 era sabato, quindi era dal 5 al 12 di novembre dello scorso anno che abbiamo vissuto la settimana vocazionale, e abbiamo goduto di ritornare anche qui, di vedere rinnovata questa chiesa, e la gioia di condividere con voi, di sentire che ci sentiamo un po' a casa nell'accoglienza che subito i volti e i saluti ci hanno riservato. Quindi questo penso sia bello per il seminario, sentirsi a casa nelle comunità, perché se questi giovani sono in cammino perché provengono da comunità e da famiglie, da parrocchie che li hanno accompagnati, e per le comunità e per le famiglie sono mandati, se il Signore vorrà, come preti. E quindi ecco, grazie, perché sappiamo, contiamo che sulla vostra preghiera, e se contiamo anche sul vostro affetto che ci state dimostrando, e a dopo per condividere qualcosa di più. Grazie Don Patrizio e grazie a tutti.